Vediamo un piccolo esercizio molto facile. Immaginiamo un oggetto caricato, per esempio una sfera di metallo su un supporto isolante, caricato con meno 20 nanocoulomb, per esempio. Una carica negativa, dopo vediamo che succede se invece era una carica positiva. Ricordiamo che nanocoulomb sono i valori tipici di caricamento, di elettrizzazione degli oggetti da laboratorio, quindi una sfera di metallo che è stata caricata elettrostaticamente o per contatto o per induzione elettromagnetica, tipicamente ospita sulla sua superficie una carica dell'ordine del nanocoulomb o decine di nanocoulomb, come in questo caso. La domanda è: quanti elettroni ci sono su questa superficie metallica della sfera? Cioè, in pratica, la domanda è 20 nanocoulomb a quanti elettroni corrispondono? Il numero di elettroni è molto semplice da calcolare, basta dividere la carica della sfera diviso la carica di un solo elettrone. Quindi meno 20 nanocoulomb diviso meno E. Essendo E la carica dell'elettrone in modulo o anche del protone, è questo valore qua. Invece 20 nanocoulomb vuol dire 20 per 10 alla meno 9 coulomb. Fatte le semplificazioni, 20 diviso 1,60 fa 12,5, 10 alla meno 19 va al numeratore, quindi diventa 10 alla più 19, 19 meno 9, 10. Quindi è come dire 125 per 10 alla 9 elettroni, cioè 125 giga elettroni, 10 alla 9 vuol dire miliardi, 125 miliardi di elettroni. Questi sono gli elettroni extra che sono presenti in eccesso sulla superficie della sfera, in eccesso rispetto a quegli altri che normalmente già ci sono, anche ci sarebbero comunque anche se la sfera fosse elettricamente neutra. E ricordiamo che infatti la superficie di una sfera è già piena di elettroni di conduzione, ma ne sono tanti quanti sono gli ioni del reticolo, gli ioni positivi. Questi invece sono elettroni in più, sono quelli che danno una carica netta negativa alla sfera, sono 125 miliardi. Questa formula, numero di elettroni uguale carica totale extra che c'è sulla sfera, quindi la carica netta diviso la carica dell'elettrone, in fondo è la formula inversa di questa formula molto semplice che ci dice come calcolare la carica di una sfera. La carica di una sfera è il numero di elettroni per la carica di ciascun elettrone. Infatti questa carica è formata da elettroni come fossero tanti granelli, un po' come se io prendessi un secchio di sabbia, un sacco oppure un sacchetto di sabbia e mi chiedo quanti granelli di sabbia ci sono. Allora il sacchetto di sabbia Q è composto da un certo numero di granelli. È come se io sapessi per esempio che un granello ha la massa per esempio di un milionesimo di grammo. Io so che il sacchetto di sabbia è da, non so, 5 kg. Allora, se voglio sapere quanti granelli di sabbia compongono questo sacchetto di sabbia, basta che io prendo i 5 kg e divido per la massa di un solo granello, quindi divido per un milionesimo di grammo. Quindi, per sapere il numero di granelli, prendo la massa totale e divido per la massa di un granello. Qui faccio la stessa cosa, ma invece di parlare di masse, parlo di cariche elettriche. Quindi voglio sapere quanti elettroni ci sono qua sopra. Prendo la carica totale e divido per la carica di un elettrone solo, che vale questo valore qui. E quindi abbiamo trovato che 20 nanocoulomb sono 125 miliardi di elettroni extra. Se questa sfera fosse stata caricata positivamente, allora la carica positiva sappiamo che vuol dire ma che mancano elettroni. Quindi un corpo carico positivamente ha una carenza di elettroni. Quanti sono gli elettroni che mancano? Immaginiamo che la carica positiva sia di più 20 nanocoulomb. Quanti elettroni mancano? 125 miliardi. Prima erano elettroni extra, adesso sono elettroni mancanti.